un'eventualità che si può, che si può usare, che si può prendere in considerazione, che gli allenatori possono prendere in considerazione. E niente, non è il mio ruolo è fare quello che mi dice l'allenatore. Naturalmente oggi perdiamo 1-0, quindi il ministro giustamente ha pensato che non c'era più bisogno di prendere il 3 o il 5, ma spostato nel ruolo del gioco più abitualmente. Certo, per vedere il difensore vero, magari uno dovrebbe giocarci 7 volte, 10 partite di seguito, sbagliare anche altre volte e prendere meglio del suo. Abbiamo sofferto perché abbiamo incontrato, ripeto, secondo me squadre forti, anche l'Armenia, vedendo gli ultimi risultati si sminuiva la nostra vittoria lì in Armenia. È una squadra forte, un girone forse ha solo una squadra decisamente al di sotto delle altre. È un girone difficile, abbiamo tenuto testa dall'inizio alla fine, abbiamo pareggiato solo due partite, le difficoltà poi arrivano perché giocano in squadre con giocatori che giocano nelle migliori squadre europee, quindi è normale che ti creano problemi, qualche contropiede, loro si difendono, ripartono, quello succede anche nelle migliori squadre. Dove l'Italia deve andare sempre per provare a vincere insieme all'Argentina, insieme al Brasile, alla Francia, alla Spagna, quelle lì sono le squadre. L'Italia partisse per dire andiamo lì, proviamo a arrivare agli ottavi, ai quarti, non sarebbe più l'Italia, sarebbe